Sindaco, oggi c'è questa protesta dinanzi alla sede della ASL di Pescara contro ovviamente la chiusura o comunque il ridimensionamento ulteriore dell'ospedale di Popoli. Una protesta sì, assolutamente condivisibile, che parte molto da lontano. Noi, anche il movimento che appoggiamo, rivendichiamo il diritto alla salute dei nostri territori, perché ne usciamo fortemente penalizzati, soprattutto dalle decisioni e dalla politica sanitaria regionale. Sono mesi che cerchiamo di trattare, che proponiamo soluzioni, ma dobbiamo prendere atto che la Regione è assolutamente sorda a quelle che sono richieste di una parte di territorio che merita assoluto rispetto. Cosa chiedete nello specifico? Allora, nello specifico chiediamo assolutamente che venga garantita l'emergenza urgenza di questo territorio. L'ultimo esempio è di ieri, un grave infortunio sul lavoro è stato affrontato grazie al fatto che una sala operatoria era attiva ed un lavoratore è stato salvato. E questo è un classico esempio di quello che ancora può rappresentare quell'ospedale per il nostro territorio. Cosa vi aspettate ora dalla politica e dall'assessorato alla sanità? Beh, se le premesse sono quelle che hanno visto i molteplici incontri degli ultimi anni, ci aspettiamo ben poco. Ripeto, la Regione è stata fino adesso assolutamente indifferente e sorda rispetto alle nostre richieste. Aggiungo che il Comune di Popoli ha fatto ricorso al TAR contro i decreti commissariali, ricorso al TAR contro le delibere della ASL, e l'unica possibilità è quella di un aiuto da parte della giustizia.